Dopo un po' di giorni di silenzio stampa, torna sui social Chiara Ferragni. L'influencer era sparita dall'ultimo ricovero di Fedez in ospedale. Ultimamente questi silenzi sono diventati più frequenti. E il post pubblico genera qualche domanda. Per quale motivo Chiara si era allontanata dai social? C'è chi pensa che voglia stare lontana dopo la frecciatina di Fedez. Altri pensano invece che questa sia l'ennesima mossa strategica per attirare follower curiosi sui suoi social. Oggi 16 luglio Chiara è tornata online e si è scoperto il perché della sua lontananza dai social. L'influencer infatti ha passato la settimana a Maratea, in Basilicata. Forse questa vacanza l'ha aiutata a staccare dai social? Ferragni torna con un post poetico su Instagram, dedicato alla sua rinascita e alla forza di rimettersi in piedi dopo un momento difficile. La foto e il video ritraggono un tramonto sul mare, ci sono poi scatti quotidiani di giri in barca e momenti di relax. Qualcosa però non sfugge agli occhi attentissimi di chi segue il suo Instagram. C'è anche una foto che ha fatto molto discutere sull'importanza del non arrendersi mai neanche dopo essere caduti. Pioggia di critiche su X. Chiara in questo modo passerebbe come vittima degli eventi, nonostante lei sia comunque protagonista in prima persona, dal processo per il Pandoro Balocco al divorzio con Fedez. Ci sono anche tanti fan italiani e internazionali che la sostengono nei commenti. Tra tutti questi commenti di vicinanza ce ne stavano alcuni di critiche, che però sono spariti. Nel giro di qualche minuto dalla pubblicazione infatti Chiara Ferragni o chi per lei ha cancellato i commenti negativi. Non è questa la prima volta che Chiara chiude i commenti al pubblico, in modo da ricevere i commenti solo dalle persone che lei segue. Il commento cancellato era forse di un utente che forse aveva da ridire sulle foto scattate senza il consenso del diretto interessato. Si leggevano più o meno queste parole: ma ce l'hai il permesso di fotografare e postare immagini di sconosciuti? Un fatto questo che sicuramente non farà che attirare nuove critiche. Iscriviti e attiva la campanella.